Tra merda schiacciata. I politici riempiono i loro posti di due cose specifiche: le stronzate e i cani e i gatti. Sì. C'è qualche laureato in comunicazione gli ha spiegato che su internet vanno forte i gattini. Una cosa che tra l'altro però era vera 10 anni fa. Ha cominciato Lollobrigida, che per una volta non si è fatto fotografare con una vacca, ma con Pallocchio. Eccoli qua, guarda come si somigliano. Uno sembra Garfield e l'altro è il gatto di Lollobrigida. Che bel pelo che ha Pallocchio. Chissà se ha fatto anche lui un rinforzino. Mi sa lo stesso colore. Nella corsa a mostrarsi più teneri si unisce anche Letizia Moratti, che è candidata. No, sì, è certo. Ma come? Ma non si candida mai a niente. È un colpo di testa. Cosa l'hai girato? Pochi giorni fa ha postato questa foto per annunciare che le era morto il gatto e c'era un nuovo arrivo in casa. Scrive: purtroppo antenna è volata in cielo. Moretti ha fatto il presidente della RAI. Moratti, presidente della RAI per anni, e ha chiamato il gatto antenna. Cioè, pensa se faceva l'urologa. Purtroppo uretra è volata in cielo e per non lasciare sola la bimbina è arrivata a casa la piccola neve. Comunque, avete visto prima, abbiamo messo anche gli hashtag. Hashtag elezioni europee, hashtag Italia, hashtag Europa, hashtag Scrivi Moratti. Cioè, quindi praticamente ha scritto: vota per me, mi è morto il gatto. Più o meno. Ma la cosa meravigliosa è che tiene il gatto per la gola. Cioè, non è... guardate, metti la il gatto. Vedi, è stato adottato, è stato rapito. Infatti è un'espressione terrorizzata, eh. Sì, l'ultima volta che abbiamo visto un'espressione così spaventata accanto alla Moratti è stato quando Calenda ha visto gli exit poll del regionale in Lombardia. Sì, anche lì. Ma torniamo a Lollobrigida.